450 vetture selezionate tra circa 800 che avevano fatto domanda, equipaggi provenienti da 38 paesi diversi, 5 continenti, per una sfida tra splendide auto d'epoca che attraverserà 200 comuni, 7 regioni e la Repubblica di San Marino. È riassunta in queste cifre l'edizione 2017 della Mille Miglia, che anche quest'anno passerà da Ferrara. L'arrivo della carovana è previsto per venerdì 19 maggio a partire dalle 8:30. Le auto attraverseranno il centro storico cittadino, ma la città di Ferrara sarà protagonista di questa edizione già dalla sera precedente con l'arrivo del Ferrari Tribute to Mille Miglia e il Mercedes-Benz Mille Miglia Challenge. 150 modelli moderni riposeranno nella notte in Piazza Castello e al mattino, a partire dalle 7:15, daranno vita alle prove spettacolo, per le quali la piazza di Ferrara, assieme a sole altre 4 in tutta Italia, è stata scelta. Il dato che voglio sottolineare ogni anno è quello dei 1500 giornalisti accreditati. Questo è una garanzia di amplificazione di immagine per la nostra città. Una vetrina internazionale straordinaria che vede ancora una volta Ferrara protagonista, ma doppiamente protagonista, sia il giovedì con il Tribute che il venerdì con la Mille Miglia. Ferrara ce l'ho nel cuore perché io ho fatto diverse Mille Miglia storiche, 6 per l'esattezza, e siamo sempre passati da Ferrara. Però allora le macchine erano meno, quest'anno negli ultimi anni sono di più, però quest'anno abbiamo la possibilità di portare 100 macchine del Challenger Ferrari e una cinquantina di Mercedes di alto livello. È un maggio che si annuncia straordinario per tantissime ragioni. Lasciamo scaramanticamente fuori alcune di queste che sono legate agli ambienti sportivi. Limitiamoci oggi a ringraziare e a prendere con soddisfazione atto che la Mille Miglia nella tappa Padova-Roma passa per Ferrara, quindi ripercorre il percorso storico e lo fa riportando a Ferrara un'immagine e una qualità, un brand che è quello della Mille Miglia, che associa la nostra città, le sue bellezze, ad un evento particolarmente qualificante nel panorama sportivo italiano. Noi vogliamo alzare l'asticella della qualità delle nostre proposte, lo stiamo facendo, della capacità di accoglienza di Ferrara per renderla sempre più bella e attrattiva. Questo con una finalità precisa: aumentare il numero di turisti, di escursionisti e sostenere il nostro sistema commerciale, il nostro sistema imprenditoriale turistico, per creare occupazione. La Mille Miglia, con questo brand importantissimo a livello mondiale, con la qualità organizzativa, è un esempio di come si deve alzare l'asticella. Accanto alla soddisfazione resta sempre un po' di amaro in bocca per quella tappa che a Ferrara ormai da anni non viene organizzata, con la speranza che il prossimo anno possa essere di nuovo quello giusto. La Mille Miglia oggi è una carovana enorme di persone, è cresciuta e quindi ha, diciamo, dei criteri di selezione e delle criteri di selezione differenti rispetto al passato. L'importante è essere dentro la grande famiglia Mille Miglia, e io do la mia parola sia agli appassionati che a tutta la città di Ferrara, che se si dovesse verificare una sola possibilità di riprendere la Mille Miglia come tappa, Nicola Borsetti e tutto il suo staff, di tutta la sua agenzia, sicuramente giocherà tutte le carte che abbiamo a disposizione.